partita male, hanno fatto gol, ci hanno messo in difficoltà sulla nostra destra col 2 contro 1, ci hanno fatto gol, l'hanno sbloccata, però siamo stati in partita fino alla fine, siamo stati bravi adesso in partita fino alla fine, però è stata una reazione della disperazione. Io sì, posso essere contento negli ultimi 20 minuti, un quarto d'ora, che la squadra deve essere quella, la squadra che si deve salvare deve essere quella, cattiva, aggressiva, come è stata la Jesina. Jesina è una squadra tosta, di là che c'è qualche giocatore tecnico, ma è una squadra tosta, con tutti i giocatori che si giocano alla partita, c'hanno tanto agonismo, io gliel'avevo detto, però ormai è andata. Ci tengo a precisare solo una cosa, fatemelo dire. Dopo 20 anni di calcio e 4-5 anni che alleno, una marcatura uomo a tutto campo non è quello, però è stato bravo l'allenatore, però io come allenatore questo posso dire, 95 minuti a uomo a tutto campo da giocatore e da allenatore non mi è mai capitato, però è stato bravo a farlo e forse ci ha azzeccato perché ha capito che la nostra fonte è Marfia, però è brutta da vedere, non so se ve ne siete d'accordo, penso di no, voi giornalisti scrivete solo. Vi siete d'accordo? Ah, vi siete d'accordo? Però, lei, l'ha detto lei, è stato bravo, forse è stata la mossa che Sì, non mi ha fatto lo giocare. so, probabilmente prenderò spunto. Ma non è la prima volta. Ah sì? Vabbè, allora, se porta frutti va bene così, continuare così. Però era per precisare una cosa, perché un po' di calcio l'ho fatto, forse devo andare ai tempi di Gigi Riva, però io non c'ero neanche. Però va bene, complimenti a loro, hanno fatto una partita tosta, ci hanno fatto l'ultimo gol, potevamo pareggiarla con la punizione, non siamo stati neanche fortunati, però una squadra importante, una squadra che dà filo da torcere a tutti, si sapeva, in casa ha perso cioè, no, una partita con Matelica, se non sbaglio, 94esimo, squadra che corre, squadra che ha vinto 3-1. Meritatamente, io sono contento della reazione di miei sul 2-0 che non hanno mollato e abbiamo creato quelle 4-5 occasioni che potevamo pareggiare. Poi abbiamo preso il terzo, però complimenti a loro.